Una discarica a cielo aperto è quello che si presenta lungo la strada statale 287 e che poi si innesca anche con la provinciale 14 all'altezza dell'oasi di Don Bosco, ai confini tra i comuni di Palazzo Lacreide, Noto e Canicattini Bagni. Ai margini della carreggiata, ormai da mesi, ci sono cumuli di spazzatura che hanno indotto il sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo, a effettuare un sopralluogo insieme con l'assessore Enzo Nieli. In realtà già la provincia a cui compete quel tratto di strada ha nei mesi scorsi provveduto a rimuovere i sacchi dell'immondizia gettati in maniera spropositata e soprattutto spregiudicata da parte dei soliti sporcacciodi, ma adesso la discarica abusiva è tornata ad essere più che attiva. Noi passiamo e ripassiamo da queste strade e non possiamo fare finta di non vedere questo fenomeno, questo scempio, queste discariche. I rifiuti devono andare in discarica, non devono trasformarsi le strade in discarica, per ordine, per la salute pubblica, per tanti fattori. Io mi rimetto, mi scuso, la mascherina, l'avevo tolto perché sono solo. Ma me la rimetto perché c'è un odore nauseabondo che emana questa immondizia. E qui siamo sull'asse, sulla Mare Monti, siamo sulla Palazzolo, Canicattini Bagni, Siracusa. E viene attraversata questa strada da migliaia di cittadini e soprattutto da tanti politici. Qui quando viaggiano gli assessori regionali, le macchine blindate e tutto. E sono visibili a tutti, però nessuno fa nulla per far fronte a questo fenomeno. Non solo che ci nuoce alla salute, ma soprattutto per una regione che è bellissima, che si è trasformata in questo disastro, una regione che punta sul turismo, stiamo puntando sul turismo, non possiamo presentarci in questo modo. Bisogna affrontare il problema proprio alla radice. Noi non possiamo fare solo le leggi, ma dobbiamo dare anche servizi. I servizi, qua è un territorio pieno di villette, dobbiamo dare la possibilità alla gente di poter conferire rifiuto. Non possiamo solamente, come dicevo prima, fare le leggi, ma poi dove devono metterli la gente se non hanno un posto, non possono essere serviti per bene. Quindi creare delle piccole, delle micro isole ecologiche, creare dei punti dove possono la gente in maniera giusta mettere il rifiuto.